È arrivato il giorno che io avrei mai voluto. Papu, addio a Bergamo. Rifarei tutto quello che ho fatto a Bergamo perché ora l'Atalanta è al top. Vi voglio bene a tutti, anche a Gasperini. Così il Papu Gomez in partenza verso il Siviglia. Un saluto. Questo è un giorno triste per tutti gli amanti del calcio, a prescindere da che squadra tifiamo, noi tutti, perché ogni persona, non ci credo ne che nessuno sia stato almeno lì un minuto a sperarci nel passaggio del turno dell'Atalanta. Questo è più triste, cioè veramente, altro che Conte che si dimette, Gomez che se ne va. Io pensavo sarebbe rimasto a Bergamo, si sarebbe risolto tutto. E invece saluta il club con tutto ormai. E dopo 6 stagioni e mezzo saluta il Papu Gomez. Sappiamo tutti il bene che tutti, e dico tutti, i tifosi del calcio abbiamo voluto a questo giocatore. Ci ha fatto sperare. Come detto prima, al di là di ogni di che squadra tifiamo, ci ha fatto sperare, ci ha fatto mettere il cuore al cardio palma. Un arrivederci, vedremo ragazzi, se sarà solo un arrivederci. Io spero che vada benissimo il Siviglia, a parte quello proprio per il Papu, perché io non ho un amore per l'Atalanta, ma proprio solo. No, non è vero, solo per il Papu. Perché tutti amiamo l'Atalanta, ma proprio il Papu era l'artefice del miracolo. Io sono veramente amareggiato. Però, situazione Dzeko. Ieri gli hanno tolto la fascia di capitano e adesso sembra indirizzato di nuovo, come in estate, a essere fuori da Roma, fuori dai progetti. L'ultima partita l'ha passata in tribuna, dichiarazioni di Fonseca, che dice che era solo un dolore. Che le coincidenze, una coincidenza ovviamente, che si sia fatto male proprio dopo questo presunto litigio. Infatti, sappiamo tutti la verità, visto che ieri gli è stata tolta la fascia di capitano e adesso è sul mercato. Io la vedo ormai sta situazione come Icardi e Inter, solo che Dzeko potrebbe anche perdonare a Roma per sta cosa. C'è sta accento bellissimo. Potrebbe perdonarlo, però cioè. Aio, raga, è basta. Ha rotto le balle sta roba. Cioè io mi sto rompendo un botto. Ma proprio un botto, ma dico un botto le palle. Il sogno sarebbe dell'Inter, solo che il cigno di Sarajevo, soprannominato così, ha 35 anni, ci ricordiamo quello, e gode di un ingaggio alto, 7 milioni e mezzo a stagione. Sarebbe un super, una super arma in attacco come super sub. Come un po' Alexis Sanchez, solo che Alexis è un po' più multiruolo, mentre invece sappiamo il vero e proprio ruolo del bosniaco, che potrebbe andare all'Inter, sarebbe una grande alternativa a Lautaro Martinez. Mentre invece all'estero lo sogna il Real Madrid come vice o accompagnatore di Benzema, quel tipo lì. Vedremo se potrebbe andarci, che avrebbe messo sul piatto Mariano Diaz. Ormai fanno spesa al mercato. Secondo me ci potrebbe rientrare un affare con Borja Mayoral in caso Real Madrid, mentre invece il Barça, visto il cambio di presidenza, hanno un debito che ormai ha superato il miliardo di euro, quindi direi che possono stare pure belli stretti. Mentre invece il City vorrebbe prenderlo di nuovo, un ritorno a Manchester da parte del bosniaco, visto che probabilmente perderanno Aguero e Gabriel Jesus. In ogni caso,
Noi ci vediamo magari stasera con un nuovo post partita. Ciao.